Ciao e benvenuto nella rubrica dei risultati. Io sono Massimo Gentili e sono un esperto in nutrizione e metabolismo. Allora, in questo video vorrei mostrarti la storia di una persona che, diciamo, fin da piccola soffre di un problema di obesità grave, soffriva di un problema di obesità grave, poi qualche anno fa ha fatto una dieta da una nutrizionista dove aveva perso tanto. Aveva perso più di 30, 40, 40 kg e passa fondamentalmente. E poi ha lasciato la dieta, aveva ripreso un pochino di peso, poi si è rivolta ad un altro nutrizionista e lì era successo il danno fondamentalmente, perché lei praticamente era a 76 kg quando si è rivolta a questo nutrizionista. Le aveva dato un'alimentazione che lei si sentiva male, non riusciva a fare sport. Adesso fa sport quasi tutti i giorni da quando ha perso tutti quei chili. E niente, si sentiva male, quindi il giorno che aveva la visita di controllo praticamente è venuta da me. E mi ha raccontato un pochino com'era la situazione, come si sentiva e quant'altro, mi ha raccontato tutto lo storico, che ti dico non mi ricordo quanti chili ha perso, ma tanti, veramente tanti. E quindi ecco, è venuta da me che era 76 kg, però ho detto io mi sento male, non riesco a fare sport, avevo quella dieta, mi ha spiegato che dieta faceva, ma una di quelle diete, diciamo, no, quella non era nemmeno fatta bene. Tutti cereali, roba integrale, tante verdure, poche calorie fondamentalmente. Quindi una persona che fa sport quasi tutti i giorni, anche a buon livello alla fine, la metti in forte stato di stress, con il cortisolo alle stelle, e non ottieni risultati come infatti non stavo ottenendo. E da me è venuta soltanto una volta, 12 aprile, 10 maggio, poi l'ho rincontrata ad agosto e mi ha detto che non viene più perché, a parte che aveva perso, era scesa sotto i 70, poi ad agosto l'hanno presa all'ospedale, diciamo. È entrata nel programma all'ospedale perché ad ottobre, ancora, diciamo oggi è il 30 settembre, quindi ecco, tra poco dovrà fare l'intervento perché gli è rimasta tutta pelle nello stomaco, eccetera, quindi deve fare un intervento chirurgico per togliere tutta quella pelle che è rimasta dal grande dimagrimento che ha fatto l'altra volta. Quindi ha detto ormai sto bene, non sono sotto controllo loro, fino a che non faccio l'intervento mi gestiscono loro. Però perché ti voglio mostrare questo caso? Per un discorso ben preciso. Allora, lasciamo perdere il peso che ha perso perché è molto relativo, poteva anche non perdere niente, poteva perdere 4 kg, ma non è questa la cosa importante dove focalizzarsi, anche se era partita da 76, dopo un mese di semidigiuno stava ancora a 76, ma non è importante che si è mosso il metabolismo, diciamo, si è mosso il peso in questo caso. Ma la cosa importante è questa: grasso, lei in un mese da 27,4 kg è passata a 22,8 e questa, la massa cellulare, rappresenta i muscoli. Lei è passata da 25,5 kg di muscolo a 27,2. Questo è un tipico caso di malnutrizione. Lei praticamente con quella dieta si stava rimangiando il muscolo, stavano aumentando tutti gli ormoni dello stress, stava praticamente distruggendo il corpo fondamentalmente. Ecco qua le diete. Lei purtroppo non le dava alcun risultato quella dieta perché era in una situazione un pochino particolare, però ecco, quando uno dimagrisce soprattutto, la cosa principale è preservare sempre la massa magra, la massa cellulare, che sarebbero i muscoli in poche parole, detta in maniera molto semplice, molto ma molto semplice. Bisogna sempre preservare questa parte perché è quella che si dice metabolicamente attiva, quella che ci rende il metabolismo attivo, ce lo fa funzionare bene. Quindi
Qui ci fa vedere soprattutto che stava in uno stato grosso di malnutrizione, quindi avendoci più calorie e più proteine, cosa ha fatto? Il muscolo è potuto crescere e il metabolismo è migliorato, è calato il grasso e è calato anche il peso. Come vedi, il grasso è calato in maniera molto più grande rispetto al peso, ma il motivo è molto semplice perché ci sono anche 2 chiletti in più di muscolo, quindi questi pesano. E anche l'acqua è aumentata, non è una cosa grave, se aumenta l'acqua dipende un pochino dal soggetto. In questo caso, per esempio, è una cosa positiva perché aumentando l'acqua è aumentata l'acqua perché è aumentato il muscolo fondamentalmente. Anche quest'acqua extracellulare idem è aumentata perché è aumentata un po' tutto. Era malnutrita, quindi è normalissimo che aumenta un pochino tutto. L'angolo di fase ci fa vedere come sta fisicamente, stava a 5,7. È leggermente migliorata, ma lei, io perché purtroppo l'ho seguita un mese soltanto, che poi diciamo ha risolto il problema più grave, questo stallo metabolico e questa stanchezza che si portava avanti con quella dieta. E l'indice del malessere, idem, è leggermente sceso, quindi sta leggermente meglio. Comunque è qui dove il punto, il fulcro di tutta la situazione, questa massa cellulare, praticamente questo metabolismo che era morto, tra virgolette, ma tutto perché faceva un'alimentazione completamente squilibrata, con poche calorie e poche proteine. Non è detto che mangiando meno si dimagrisce di più, uno deve dimagrire bene, perché poi quando il metabolismo funziona, come in questo caso, a fortuna sua, ha perso, è vero, tanti chili, quindi viene da una dieta bella tosta, però poi aveva recuperato abbastanza bene, quindi si era stabilizzato il metabolismo. Adesso è ritornato, diciamo, si era rimessa a dieta e purtroppo i risultati non erano più gli stessi perché era partita stressando troppo l'organismo e stava perdendo fondamentalmente prima massa cellulare, muscolo. E basta, quindi il peso non diminuiva, stava sempre male, sempre stanchezza e basta. Ecco, quella è una tipica dieta che rovina il metabolismo. Ecco, molte persone vanno avanti per anni, spesso, con questo tipo di diete, massacrandosi l'attività fisica, poi dopo il metabolismo se lo giocano, è molto difficile tornare indietro. Lei, per fortuna, il danno l'aveva fatto su un mese soltanto, perché prima di far quella dieta non è che mangiava perfettamente, però bene o male non è che stava lì a rovinarsi il metabolismo tutti i giorni, quindi infatti in un mese ha recuperato alla grande. Questa è una cosa abbastanza rara, nel senso nei giovani succede molto spesso, è semplice avere questi risultati, si verificano spesso, almeno io nel mio caso, nella mia attività, nella mia esperienza. Si verificano spesso queste cose. Nelle persone dopo i 40-50 è un pochino più tosta, ma non per altro, perché i danni li hanno fatti per molto più tempo. Lei, adesso l'età non me la ricordo, ma dovrebbe stare intorno ai 25 anni, 23 così, quindi non ha moltissimi anni. E quindi ecco il punto dove vorrei focalizzare la tua attenzione è proprio questo. Se devi fare una dieta è importante, la cosa più importante è lavorare sul metabolismo, mai rovinare il metabolismo, mai stressarlo e mai stressare il corpo, perché se no i risultati potrebbero essere deleteri. Guarda, basta pochissimo per recuperare 2 kg di muscolo e perdersi 5 kg di grasso quasi in un mese, cosa che sembrava impossibile quando vieni che in un mese non ti sei mossa dai 76 kg fondamentalmente. Quindi non guardare tanto il peso, non guardare troppo le calorie, non diminuire troppo le calorie, non aver paura dei cibi. Cioè, la cosa più importante, quella che ha realmente valore nel nostro corpo fondamentalmente, è il metabolismo. Se uno lo rovina, poi dopo son guai a recuperarlo. Se una persona è giovane si recupera abbastanza facilmente, questo è l'esempio. Ma se una persona supera i 50 anni, poi diventa un pochino più duro recuperare il tutto. Quindi il mio consiglio, cerca di non far danni, cerca di
di sentire sempre il feedback che dà il tuo corpo, non fare diete strane perché non ce n'è bisogno. E se il metabolismo funziona, tu stai meglio, funziona tutto meglio. Se il metabolismo invece non funziona, purtroppo te ne rendi conto subito, eh? Tanto il buongiorno, come dico io, si vede sempre dal mattino. Per ora, per questo video è finito e ci vediamo al prossimo video sui risultati.